Sì. È venerdì, era semplice, niente, oh. Fuori non sono preparati, signor, però voi so che siete super preparati. Sì, è venerdì. Buongiorno, buongiorno, ci siamo alzati, siamo svegliati, ora si parte. Aspetto le vostre storie. Amore, è un'ora che caghi. Oh, questo è sempre al bagno. Dove vai, vai? Io mi vesto, eh. Ma un fashion block, come si veste? Perché non è, è diversa la cosa, cioè, va bene, tutto elegante, preciso, cioè degli appuntamenti, però sulla pochette sempre il lonzino. Che se vi piace fame, mangiate. Cioè, bisogna, capisco, un Umbrich fashion block fa sempre così, c'è sempre il lonzino al posto della pochette, cioè, la lonzino pochette. È fantastica, poi anche buona. Importantissima è lo zaino. Come fare lo zaino? Prendete uno zaino, vedete sto filo qua, questo è per la sicurezza, ragazzi, per la sicurezza di non rimanere, insomma, con la fame, di non aver fame, guardate. Cappotto, lo zaino, tutto quanto, ma c'avete il cordino salvafame, eccolo, che se c'avete fame potete mangiare una salsiccia così, tam, moschi col cordino dietro lo zaino, chiaro? Venerdì, sì, venerdì. Sì, è venerdì. Ore 13. Tra una bella mangiata, perché mo stiamo a finire la torta di Pasqua. Sempre presente, sempre molto Umbrich. Ma soprattutto le storie di ieri, eccole qua, andatevele a gustare. Fate swipe. Mi raccomando, quando siete qua a Milano, procedere a passo d'uomo, piano piano, piano, passo d'uomo, non più forte, passo d'uomo. In collegamento con Lukaku, De Foligno, Lukaku, ma sei De Foligno o De Sperlo? E niente, sono da Foligno, centro, dove c'è sta pieno di figa, e no, sta andando bene, veramente, te lo dico, vieni a vedere, ci sta anche la c***a, e dai, io ti invito, se vuoi venire, vieni, dai, che te frega. Sicuramente verrò, ma parlaci del tuo gol, ecco qui. Che te devo dire, Ciugani? Ho preso la palla a centrocampo, ho puntato destro, sinistro, antipasto misto e Perina va a chiappa dentro. E ha segnato ancora Luca con De Foligno, l'ho detto anche da Lautaro, Lauda, eccolo, con Lautaro, abbraccio, Darmian e via. No, vabbè. Sta pieno. Wow, ma io non si può lavorare in santa pace. Sta pieno proprio. Pieno, zio. Ma chi so io? Carletto Life? Non si illume. Oh. Va. Non avevo pagato l'Enel. Tac. Tac. E tra un po' ci fosse un nuovo coccodrillo in città? Si dice ci fosse? Sì? Grande, ne sbaglio una. Ecco il coccodrillo, ma te è carino. Morbido, morbido, soffice, soffice. Quanto è bellino, eh? Come si può chiamare? Come ti vuoi chiamare? Dimmelo. Ancora, non lo so. Manch'io. Boh, ma cazzo chiama? Chi c'è? Maria! Mariano! Niente, risponde. È amico mio, Mariano, eh? Amico mio, Mariano, eh? È vero, conosco. Sempre simpatici a Milano, eh? Conosco Mariano io. Poi, tornato. Amore. Oh, qui sei sempre al bagno. Amore mio. Niente, oh. Questa sta sempre al bagno, fissa. Invece con la mia ragazza che sta sempre al bagno, dormo con lui. Con Mimmo. Mimmo, Mimmo chi? Mimmo. Scrivete tutti Mimmo a Criscito, dai, tenemolo attivo da Criscito perché sennò dorme. Dai, Mimmo! Dunque, una delle cose di cui vado fiero e di cui sono felice e mi sento che veramente è qualcosa di bello è quando fate le storie con i vostri nonni, ragazzi. Per me questo c'ha un valore, cioè, assurdo. Vedere
dei nipoti, delle persone che passano del tempo con i propri cari. Vuol dire che qualcosa vi arriva e vuol dire che uno sta facendo un bel lavoro, perché tra gli obiettivi di tutte le mie cose c'è sicuramente questa: riuscire a trasmettere il valore della famiglia, il valore dei nonni. E niente, sono proprio contento, sono orgoglioso per questa cosa. Per me questo è un traguardo vero, bello e veramente forte. Come pelare le salsicce. Allora, prendete una salsiccetta, sotto l'acqua bollente, guardate l'umbrice come pela le salsicce per farsi l'aperitivetto, e vai, vai. Guarda come viene via. Acqua bollentissima, sbollentata. Vai. Allora, al top, raga. Guardate come viene via la pelle. Pronto? Oh no! Oh, come stai? Bene. Le mangiati spilifazzi? Eh? Sto cazzo! No! Come stai? Come no? Come stai? Bene, bene! Oh, la prossima volta vieni con me in trasferta a Milano, eh? Come la prossima volta? Vieni con me a Milano che te butto sulla vasca! Oh! Che c'è? Non ho capito niente! Di qui sta pieno, 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 pieno! Sta pieno di che? Di qui ce n'è più. Ma com'è? Come ti piace da te? Ah, di qui ci sono tutte col pelo nero. Pelo nero, belle. Lungo. Ma te manco un pochino? Eh? Te manco? Tocca urlare. No, sta un po' di mesi. Va bene, allora sto io, eh. Tu mandami sempre il bonifico di 30.000 K. No, volevo parlare con te. Te volevo dire che sei un po' stronzo. Ne capi che io sento poco? O no? Oh. Sente che sei uno stronzo? Chi c'è? Chi c'è? Qualcuno? No. C'è Lukaku? C'è Lukaku De Fuligno. Del saluto, salutelo. Salutamelo. Va bene, no, no, spada per le leni. Che ieri ha un pallone d'accordo proprio ieri, che buttalo dentro. Ma tu le valari rolli? Sto cazzo. Ma dove andai io, de preciso? Qui! Dove devo andare? A fanculo! Oh, così te riconosco. Ti voglio bene, ci sentimo, ti voglio bene. Ci sentimo poco perché tu non senti un cavolo. E no, e no. Ciao! Ciao, ciao socio!